Se vuoi acquistare crediti o FIFA Points a prezzi bassissimi, passa da FIFA Coins Buy e con il codice Harry avrai il 5% di sconto. Link in descrizione. Ciao ragazzi, sono Harry Laz e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui tornati in un video abbastanza particolare perché signori, come avete visto nel titolo, siamo qui con le 5 cose che non sai su FIFA 18. Lo dico con la maglia di FIFA 17. Regà, per questo video vi chiedo minimo 1200 mi piace se volete vedere un altro episodio, 5 cose che non sai su, sempre qualcosa comunque inerente a FIFA. Ovviamente regà, nella descrizione troverete tutti i canali dell'Ultimate Crew, più i siti dei crediti, FIFA Coins Buy, codice Harry, 5% di sconto. E ultima cosa, prima di partire volevo dirvi che certe informazioni che vedrete in questa top le ho prese dalla pagina Facebook FIFA Ultimate Team.it. Quindi ve la lascio magari qui sotto in descrizione, seguitela perché merita a mio parere davvero davvero molto. Quindi regà, 1200 mi piace, a me non resta da dire e andiamo dentro con questa top 5. Signori, in quinta posizione voglio darvi le notizie, quelle basi insomma su FIFA 18, ovvero la data d'uscita e il discorso EA Access. Allora, la data d'uscita sarà il 29 settembre su tutte le console, quindi Xbox One, Xbox 360, PS4, PS3 e Nintendo Switch se non erro. Mentre se avete gli EA Access, che sarà disponibile solo su Xbox e PC, anzi c'è anche PC prima nelle console, sarà disponibile il 26 settembre, quindi 3 giorni prima, a partire ovviamente dalla mezzanotte. Quarta informazione è quella che potrete comprare il gioco fisico insomma su Amazon al prezzo minimo garantito, non è una sniping, no, tranquilli. In che senso vi starete chiedendo? Allora praticamente voi andate a ordinare FIFA, se il prezzo prima della data d'uscita dovesse diminuire, praticamente andate a pagare il prezzo più basso. Faccio un esempio, andate a prendere la edizione di Ronaldo, quella da 60 euro se non sbaglio, metti che la mettono a 55, voi andate a pagare il gioco, se lo preordinate ovviamente, 55 al posto che 60. Questa è una cosa perché praticamente Amazon fa tutti gli anni, se non ricordo male, che a mio parere conviene molto se volete appunto il gioco fisico, quindi con il CD e la custodia. Sempre riferendosi però alla quarta posizione, anche GameStop ha un'offerta che però vado a leggervi perché non me la ricordo a memoria. Allora, la promozione è valida per le versioni Xbox One, Xbox 360, PS4, PS3 e Nintendo Switch. Portando due giochi PS4 o Xbox One validi per la promozione, potrete acquistare una copia fisica di FIFA 18 Standard Edition, quindi quella normale, al prezzo di 9,98€, o una copia fisica di FIFA 18 Ronaldo Edition al prezzo di 29,98€. Oppure, portando due giochi PS3 o Xbox One o Nintendo Switch validi per la promozione, potete acquistare una copia fisica di FIFA 18 Standard Edition Nintendo Switch al prezzo di 1€, o una copia fisica di FIFA 18 Legacy Edition al prezzo sempre di 1€. Ovviamente raga, quando andavo a dire valide per la promozione, praticamente GameStop ha tutta una lista che potrete portare dentro per appunto usufruire di questa offerta. Credo che la lista sia nel sito della GameStop, e quindi anche questa qui raga, a mio parere, è una cosa da sfruttare. No. Terza notizia di oggi raga, riguarda l'Icon Edition. Praticamente sapete che l'Icon Edition sarebbero le leggende su PS4, è un'esclusiva digitale. Se voi andate a comprare il gioco tramite lo store della PlayStation, potrete acquistarlo a 99€. Mentre se hai FIFA 17 e la comprerete dal menu di gioco, lo andrete a pagare 10 ore in meno, quindi 89€. Magari questa qui è una cosa che non molti sapevano, che però ho voluto svelarvi. E anche questa qui, raga, tanta roba. Siamo alla seconda notizia, ovvero quella che Ronaldo potrebbe incrementare le vendite del 10% rispetto all'anno scorso. Perché infatti, secondo un'analisi della Superdata, hanno riscontrato che Ronaldo potrebbe aumentare le vendite del gioco per 10%, in quanto appunto la sua presenza appunto di CR7 è di appunto di una vera e propria star che è conosciuta a 360 gradi e che appunto gode di un'enorme popolarità nel mondo e non solo tra gli appassionati di sport. Più di 260 milioni di followers nei social Facebook, Twitter e Instagram. CR7 è il giocatore più pagato al mondo, nonché il personaggio di spicco tra gli amanti del gossip e della moda. Con Ronaldo come testimonial, quindi FIFA 18 potrebbe incrementare le vendite del 10%, per così tornare alle precedenti vendite quali vedevano Lionel Messi in copertina. Magari ragazzi, scrivete in questo con un commento voi cosa ne pensate di questa notizia. Ultima notizia, signori, è quella che la EA Sports ha preso i dati ufficiali di CR7. In che senso?
Ora vado a leggervi la notizia che l'ho trovata appunto nella pagina che vi ho detto all'inizio video, fifaultimateteam.it. Vi ricordo che il link è in descrizione. Come spinta innovativa in FIFA 18, i dati di Cristiano Ronaldo sono stati recentemente registrati durante una sessione di allenamento in uno studio mobile EA Motion Capture a Madrid. La registrazione dei dati dell'accelerazione di Ronaldo, il suo stile di corsa, le sue abilità e la tecnica di tiro hanno permesso di conferire verticità al suo aspetto e personalità in FIFA 18. I suoi dati hanno anche caratterizzato importanti elementi del gameplay, inclusi la fluidità, il dinamismo del giocatore e l'esplosività. Quindi signori, anche questo qui secondo me è una notizia molto molto interessante. La EA in genere lo fa sempre questo tipo di azione. Ad esempio l'anno scorso ricordo che hanno fatto vedere alcuni filmati in cui facevano vedere il modo di tirare di James Rodriguez, il tiro di la velocità di Martial, che registravano appunto questi movimenti con la tuta, con la nera, se avete presente. Quindi signori, questo video finisce qui, io spero vi sia piaciuto, ovviamente lasciate un bel pollice in su, cerchiamo di raggiungere i 1200 mi piace, fatemi sapere quali notizie sapevate, mentre quali non sapevate, e commentatele. In descrizione vi ricordo tutti i canali dell'Atme Crew, più i siti credi, FIFA Coins by Codice Henry, 5% di sconto, mi raccomando attivate la campanellina, iscrivetevi al canale, sono ancora fatto, che ragazzi, qui è tutto, oh bella!